pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Non si può certo dire che maggio non sia un mese ricco di compleanni. Tra chi ha soffiato le candeline sulla propria torta, ecco che c'è anche Cher, esattamente il 20 maggio. L'attrice e cantante ha infatti compiuto 75 anni. Da icona hippie a dark lady, passando per gli abiti sensuali, fatti di trasparenze e paillettes, il suo stile fuori dal tempo è entrato di diritto nella storia della moda. Certamente Cher ha inventato l'abito come provocazione, come performance, aprendo la strada a molte star musicali eccentriche che sarebbero venute dopo di lei, per esempio Lady Gaga, Katy Perry o le sorelle Kardashian. Ma lei è soprattutto una cantante, come appunto lo è Lady Gaga, come lo è Katy Perry appunto citata, come lo è Beyoncé. L'icona pop da record, con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo, ha compiuto dunque tre quarti di secolo senza paura di osare. Ha saputo reinventarsi e trasformarsi, tornando sulle scene ogni volta che veniva data per spazio. Il suo più grande successo, Believe, ha conquistato le radio che lei aveva già 50 anni, in un mercato musicale invaso da cantanti adolescenti. Figlia di un operaio armeno e di una aspirante modella di origini irlandesi e cirochi, Sherlyn Sarkisian non è nata sicuramente sotto una buona stella. È cresciuta tra difficoltà economiche e anche con una forma di dislessia non diagnosticata che l'ha costretta a lasciare la scuola quando aveva solo 16 anni. Ma questa ex ragazza, dai lunghi capelli neri e dalla voce profonda, aveva talento da vendere e un fascino tutto particolare. Così poi si innamorò giovanissima di Salvatore Sonny Bono, con cui fece coppia fissa sul palco nella vita. E mentre le donne si acconciano i capelli in complicate acconciature a nido d'ape, ecco che lei lascia i suoi sciolti lunghi sulle spalle, si trucca gli occhi di scuro e porta i pantaloni a zampa d'elefante che le lasciano scoperto l'ombelico. Così diventa ben presto l'icona di riferimento della cultura hippie. Al Met Gala del 2019, a tema camp, cioè stravaganza, Cher è stata l'ispirazione per molti abiti, dal look piumato di Kylie e Kendall Jenner al copricapo di cristalli di Jennifer Lopez. Cosa c'è di più camp, dunque, di più fuori dalle righe di lei? Beh, l'ultima a copiarla in ordine di tempo è stata Zendaya. Sul red carpet degli Oscar ha sfoggiato un abito giallo con un top a fascia che lasciava scoperto busto e capelli sciolti sulla schiena. Il look, firmato da Valentino, omaggiava sicuramente l'abito indossato da Cher nel 1970. E oggi, a 75 anni, la vogliamo celebrare proprio con Believe, brano del 19 ottobre del 1998, primo estratto dall'album omonimo. Si tratta della prima canzone ufficiale dove viene fatto uso dell'autotune ed è uno dei singoli più venduti al mondo. È spesso stata vista come la canzone che ha riportato la cantante al successo a livello mondiale, avendo raggiunto la prima posizione nelle classifiche di 23 paesi e vincendo un Grammy Award, il primo nella lunga carriera dell'interprete, nella categoria Best Dance Song. La canzone ha fatto guadagnare a Cher l'ingresso nel Guinness dei primati per essere stata l'unica artista più anziana ad avere raggiunto la prima posizione nella classifica statunitense dei singoli. In Italia questa canzone è stata usata come colonna sonora di uno spot di successo da parte di un'azienda telefonica con protagonista Megan Gale e soprattutto ha avuto un particolare riscontro commerciale, tanto che è risultato secondo singolo più venduto del 1999.